Il Triunvirato mostrava lo stato di crisi delle istituzioni repubblicane per la facilità con cui tre uomini privati cittadini avevano potuto raggiungere un tale obiettivo che appunto metteva a repentaglio gli equilibri. Perciò contro il Triunvirato si schierarono in particolare Cicerone, che definì il patto un mostro a tre teste, e Marco Porcio Catone, pronipote di Catone il Censore. Ma Cicerone, accusato di illegalità nella repressione della congiura di Catilina, nel 58 fu costretta all'esilio a Durazzo, in Albania. Poté tornare a Roma l'anno successivo grazie all'aiuto di Pompeo. I triumviri si divisero il potere. Mentre Pompeo rimaneva a Roma, Cesare prese il comando delle truppe stanziate nelle province galliche, dalle quali intraprese la conquista dell'intera Gallia, cioè l'odierna Francia, tra il 58 e il 50 a.C. Nel 55 anno del consolato di Pompeo e Crasso, Cesare fece un'incursione oltre il Reno, in Germania, e nel 55-54 sbarcò in Britannia, cioè l'attuale Inghilterra, dove stabilì un, che, un presidio che eh, però durò pochi anni. Nel 53 dovette affrontare la rivolta delle popolazioni galliche guidate da Vercingetorige. I ribelli furono sconfitti ad Alesia, nella Francia centrale. Con la conquista della Gallia, Roma entrò in contatto diretto con le popolazioni germaniche stanziate al di là del Reno, il fiume che segnava il confine fra la Gallia e la Germania. Invece Crasso partì per l'Oriente per affrontare i Parti, popolazione stanziata nell'attuale Iran, ma morì in battaglia a Carr nel 53 a.C. Le vicende galliche avevano però indebolito la posizione di Cesare a Roma, dove ormai i suoi avversari cercavano apertamente di fargli lasciare il comando. Così nel 52 Pompeo fu nominato dal Senato consul sine collega, cioè console senza collega, con poteri dittatoriali. Pompeo, accettando l'alleanza con il Senato, divenne il simbolo del lealismo repubblicano contro l'oppressore. Cesare fu messo alle strette, ma si rifiutò di lasciare il comando dell'esercito e con le sue truppe nel 49 a.C. passò il Rubicone, il fiume dell'Emilia che faceva da confine tra Gallia Cisalpina, cioè l'Italia settentrionale, e il resto dell'Italia. Ebbe così inizio un'altra guerra civile. In breve tempo Cesare occupò Roma, mentre i suoi avversari fuggivano. Passò poi in Spagna, dove sconfisse i seguaci di Pompeo, e successivamente in Grecia, dove Pompeo stesso si era rifugiato. La battaglia decisiva si ebbe a Farzalo, in Tessaglia, il 28 giugno del 48 a.C. e si concluse con la vittoria di Cesare. Pompeo cercò rifugio in Egitto presso il Re Tolomeo, ma venne assassinato. Cesare arrivò anche lui in Egitto, dove trovò una rivolta intestina alla corte che si concluse con l'ascesa la con al trono di Cleopatra. Dall'Egitto, Cesare si spostò in Asia Minore, dove sconfisse Farnace, il figlio di Mitridate, che stava cercando di riconquistare il regno del padre. Poi Cesare si spostò in Africa, dove nel 46 sconfisse a Tapso altre forze fedeli a Pompeo. Porcio Catone, che si era rifugiato ad Utica, nell'odierna Tunisia, venne qui assediato e si uccise per non cadere nelle mani di Cesare. Per questa ragione venne chiamato Catone Uticense. L'ultimo focolaio di seguaci di Pompeo era la Spagna, dove si, era dove si erano rifugiati due figli di Pompeo, ma vennero sconfitti anche loro da Cesare nel 45 a.C. a Munda, nell'odierna Andalusia. Tornato a Roma, Cesare si fece nominare dittatore a vita, ponendo di fatto fine alla Repubblica. Ma il 15 marzo del 44 a.C. Cesare fu assassinato nella curia di Pompeo in Campo Marzio. La congiura era stata ordita da un gruppo di senatori capeggiati da Marco Giunio Bruto, nipote di Catone Ticense, Gneo Cassio Longino e Decimo Giunio Bruto. Al momento ci fermiamo qui con la storia e affrontiamo il discorso sul ritratto romano repubblicano. Nel primo secolo a.C. il ritratto diventa uno dei generi più importanti dell'arte romana. Questo perché i personaggi pubblici avevano l'esigenza di crearsi una salda immagine per il consenso elettorale. Dunque, il ritratto è un genere artistico che nasce in ambiente patrizio. La scorsa lezione abbiamo parlato ad esempio del Bruto Capitolino che è un ritratto onorario, pubblico, anche se appartiene ancora alla tradizione medio-italica. Però il tipico ritratto romano repubblicano nasce nella sfera privata, quella del culto familiare, e poi coinvolge anche il rito funebre. Infatti sappiamo dallo storico greco Polibio, arrivato a Roma con mustaggio nel 167 a.C. dopo la vittoria definitiva dei romani sui Macedi, che quando moriva qualcuno gli si faceva una maschera di cera dipinta che ne riproduceva realisticamente le fattezze e durante la processione del funerale i parenti dei defunti sfilavano con altre maschere di cera che raffiguravano gli antenati. Queste immagini erano onorate con cura e venivano esposte anche durante i sacrifici pubblici. Quando queste immagini non dovevano essere esposte pubblicamente venivano conservate in armadietti di legno nell'atrio della Domus, che abbiamo visto che è un ambiente importante di rappresentanza della famiglia che vi abita. Tutto questo ci fa capire quanta importanza davano i romani agli antenati della propria famiglia e della propria gens, che erano soggetti ad un vero e proprio culto. Il diritto a tenere nell'atrio della casa i ritratti dei propri antenati era denominato Ius imaginum. A parte questo particolare discorso sulle immagini dei defunti, che ci ha servito comunque come premessa, per quel che riguarda il ritratto pubblico, nel primo secolo a.C. si individuano due tendenze stilistiche diverse tra loro. Una tendenza realistica ed oggettiva, di tradizione italica, che tende a cogliere perfettamente l'individualità fisica e psicologica del personaggio, senza nascondere eventuali difetti, e un'altra tendenza invece idealizzante, di derivazione ellenistica, che tende appunto a, a idealizzare il personaggio, ad elevarlo a modello di superiorità intellettuale e morale, anche con un forte pathos espressivo. Più tardi nascerà anche una tendenza ispirata all'elenismo maturo che mescola in modo sapiente verismo e idealizzazione. Vediamo alcuni ritratti in marmo. Questo è il ritratto di un anziano patrizio, il cui nome ci è ignoto, che proviene da Utricoli in Umbria, ma è conservato al museo Torlonia a Roma. È un ritratto di tipo realistico e dunque di tradizione italica, dove si sottolinea ruga per ruga. Le quali insieme alle guance infossate delineano un'espressione severa e concentrata, e si percepisce un carattere ruvido e austero. La bocca è serrata e il mento prominente. Non c'è plasticismo nelle ciocche dei capelli, che sono scolpite con lo scalpello. Questo ritratto invece si trova ad Osimo, nelle Marche. Qui il realismo diventa esasperato, le rughe sono molto più esaltate, si mostra un uomo molto anziano senza risparmiare nessun dettaglio. Non si vede una struttura eterna solida, ma solo rughe. Questo è il cosiddetto Togato Barberini, che si trova a Roma alla centrale Montemartini e faceva appunto parte della collezione Barberini. È una statua raffigurante un patrizio che tiene nelle mani con orgoglio i ritratti dei propri antenati. Mostra dunque un desiderio di autocelebrazione. Questi due ritratti appartengono alla corrente stilistica oggettiva. La testa della statua, invece, che non è quella originale, è della terza corrente, quella caratterizzata dal compromesso tra forme ellenistiche e tendenza al verismo. Questo è un generale romano, chiamato generale di Tivoli, perché è stato rinvenuto presso il santuario di Ercole Vincitore a Tivoli, che vedremo la prossima volta, ed è ora conservato al Museo Nazionale Romano. Ci sono un po' di problemi di datazione per quel che riguarda questa statua e il santuario. C'è chi li data tra il 60 e il 50 e chi tra il 90 e il 70. Ma a parte questo la statua è molto particolare, perché qui troviamo che la volontà di affermazione individuale ha portato a una raffigurazione fortemente idealizzata, ma nella quale sono anche presenti diversi linguaggi. Infatti questo generale mostra un modello apertamente greco, che è quello della seminudità eroica. Quindi è a torso nudo, con il mantello avvolto intorno ai reni. Ma il corpo che mostra è quello di un giovane prestante, mentre il volto è quello di una persona matura. E questo ritratto mostra una grande ricerca del dettaglio, quindi è un ritratto veristico. Il volto è in torsione, le labbra sono leggermente aperte, e gli occhi sono rivolti in alto, come a colloquio con una divinità. A terra, vicino a lui, è deposta la corazza, che allude al ritorno dalla guerra. Quindi, l'idea che si voleva trasmettere con tutti questi elementi era che il condottiero valoroso in guerra poteva aspirare alla gloria degli eroi.